David Charles Rusk, intervistato dal Debrief, fa eclatanti riferimenti a qualcosa che riguarda non solo il fenomeno UAP che noi conosciamo dal 2004, ma dal fenomeno UFO più in generale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di almeno 10 velivoli integri di cui il governo americano sarebbe entrato in possesso, della retroingegneria subita da questi velivoli e dal recupero non solo di ingegneria e presunte propulsioni, ma principalmente di materiali utilizzabili e associabili alle nostre tecnologie. Rimanete con me, scopriamo insieme chi è David Charles Rusk, cosa ha detto esattamente direttamente dalla sua intervista, per poi spiegare il tutto. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Quello che vedete alle mie spalle è David Charles Rusk, intervistato dal Debrief, è diventato uno degli uomini ufologi più famosi al mondo. Per ufologo ovviamente non intendo uno studioso di ufologia, ma una persona che in qualche modo ha parlato proprio di quest'ultima. In realtà lui è un insider, è uno che dall'interno ha cominciato a parlare, anche se non è propriamente corretto, nel senso che in effetti ha cominciato a parlare dopo aver lasciato il servizio militare. Ma andiamo in ordine. David era un ufficiale delle forze armate, un veterano che aveva fatto tante missioni, tra cui un'importante missione in Afghanistan. Ha soltanto 36 anni e non è più nell'esercito, in quanto ha subito delle minacce e dei problemi e ha dovuto lasciare le forze armate proprio per la sua volontà di parlare del fenomeno UFO e di quello che lui aveva acquisito presso il Dipartimento della Difesa nei 14 anni di servizio che aveva egregiamente prestato presso l'NGA e presso l'NRO. L'NGA sta per National Geospatial Intelligence, mentre l'NRO sta per il National Reconnaissance Office. Naturalmente, quando parliamo di National Geospatial Intelligence, parliamo di un'intelligence, cioè di servizi segreti aerospaziali, e quindi che si occupano esclusivamente della zona, diciamo, dell'atmosfera, quindi degli aerei, dei satelliti, degli elicotteri, dei droni e ovviamente anche del fenomeno UAP, del fenomeno UFO. Quindi stiamo parlando di una persona che ha prestato servizio all'interno di un organismo creato appositamente per le forze armate per lo studio dei fenomeni UAP. E quindi chi meglio di lui conosce il mestiere? Chi meglio di lui conosce le caratteristiche? Chi meglio di lui ha avuto le informazioni, ha avuto accessi di alto livello e magari potrebbe anche aver visto direttamente qualche cosa? David Charles Rusk quindi arriva al Debrief in TV e parla del fenomeno UFO, del fenomeno UAP. Cosa ci dice esattamente? Dice tre cose principali, in realtà ce n'è una quarta, ma la inserirò nella prima, in quanto è una conseguenza diretta di quest'ultima. La prima cosa che ci dice è che il governo americano possiede almeno 10 o 12 navi spaziali, quelli che noi chiamiamo appunto UFO extraterrestri, e che questi non sono rottami, non sono distrutte, anzi sarebbero nella loro quasi totalità integre, tranne qualcuna che appare un po' rovinata o qualche danno non propriamente rilevante, e che già dal 1947, cioè dall'UFO crash di Roswell, confermando sostanzialmente quello che è già stato detto dai più, incluso dal colonnello Philip Corso,
il giorno dopo Roswell e naturalmente nella documentazione rilasciata, desecretata dall'FBI già diversi anni fa, in cui si conferma appunto l'UFO crash di Roswell. E di conseguenza il fatto che il governo americano stia portando avanti un progetto di retroingegneria per comprendere i meccanismi, le propulsioni, l'ingegneria, i materiali e quant'altro di necessario di questi velivoli per poterli un giorno riprodurre e renderli nostri, ovviamente per scopi principalmente bellici. La seconda cosa che ci dice altrettanto importante è che illegalmente, quindi è una conferma che arriva ulteriore, illegalmente il governo americano in questi 70 anni da quando ha cominciato a raccogliere informazioni su UFO e velivoli precipitati, abbattuti, caduti, eccetera, in circostanze che non sto qui a spiegare e che non mi interessa approfondire in questo preciso momento, e ne consegue che avrebbe tenuto nascosto tutto anche con metodi aggressivi, poco chiari, se non addirittura totalmente illegali e criminosi, mantenendo un atteggiamento illegale nei confronti della popolazione e persino del Congresso degli Stati Uniti. La terza cosa, non meno importante, che è legata alla questione dei metamateriali, cioè di quei materiali che sono stati recuperati appunto da Crash, di cui ho fatto tra l'altro anche un video qui sul canale UFO News che vi invito a vedere, ha parlato dei motivi per cui questi velivoli sono certamente di origine aliena extraterrestre e assolutamente non terrestre. E i motivi sarebbero la morfologia dei materiali, la scienza stessa dei materiali che risulta totalmente incompatibile con la nostra, la disposizione atomica unica assolutamente incompatibile con quella dei nostri materiali e le firme radiologiche degli stessi che risultano totalmente diverse e alterate. Stiamo quindi parlando di due fattori importanti che indicano che visitatori extraterrestri sono arrivati in questo mondo e che alcuni dei loro oggetti sono in studio da parte delle forze armate e del governo statunitense addirittura già da almeno 70 anni. C'è stato anche detto il perché c'è la certezza assoluta che questi materiali, quindi questi velivoli, siano di provenienza extraterrestre e non terrestre. Ma c'è stato anche detto che hanno deliberatamente tenuto tutto segreto, anche se non c'è stato spiegato tutto. Adesso vi lascio all'intervista in inglese, vi raccomando i sottotitoli in italiano e poi ci rivediamo qui per le conclusioni e naturalmente il finale. Indeed of non-human origin. Those are the explosive allegations from a former intelligence officer tonight in a whistleblower complaint that the Inspector General is taking very seriously. 36-year-old Air Force veteran David Grush is exposing what he calls a top-secret military program that has reportedly found wreckage of fully intact UFOs. The government now calls them UAPs, or Unidentified Anomalous Phenomena. For years, there have been whispers and rumors that the government had aircraft of non-human origin. This report is the first evidence it might be true. The Inspector General has called Grush's complaint urgent and credible. Tonight, we have a World Television exclusive interview with the whistleblower
in which he claims we not only have the aircraft, but the government has been keeping much of it secret from Congress and from the public. News Nation's senior national correspondent Brian Enten is here with the story, and this is a blockbuster. It is a blockbuster. It's really hard to wrap your mind around this. I've been working on this for the past couple of weeks. I'm still having a hard time processing, right. Processing all of it. All over the last couple of years, it sort of became mainstream to discuss UFOs. The government has released videos. They've acknowledged that we don't know what some of this stuff is out there that we have on camera, but this really takes it all to another level. For the very first time, the world is about to hear from a former high-level U.S. intelligence officer who says the government has some of the unidentified craft in its possession. He is revealing these exclusive details about the secret government program. We're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh my gosh, dude. Wow. We have all seen these blurry videos of unidentified flying objects. Video evidence, if you will, that old tales of UFOs may not all be conspiracy theories. In recent years, Congress starting an official U.S. government Unidentified Aerial Phenomena Task Force, recently renamed the All-Domain Anomaly Resolution Office, or AARO. And now in a News Nation exclusive, David Grush, an Air Force veteran, former member of that task force, and veteran of the National Geospatial Intelligence Agency, is formally blowing the whistle on secrets he says no one has ever shared publicly before. You are one of the most trusted former intelligence officials in the U.S. defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Coulthart, who's reporting for News Nation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was in fact a program that the UAP task force was not read into. Siamo forse davanti a quella che potremmo definire una vera disclosure, visto che è quella che ci hanno fatto credere, impostato, preconfezionato negli ultimi due anni e mezzo, sembra essere più un teatrino mediatico. Il Congresso degli Stati Uniti rilascerà realmente informazioni, farà realmente dei chiarimenti alla popolazione statunitense e di conseguenza mondiale sul fenomeno UFO UAP? Siamo davanti ad una dichiarazione isolata o ad una dichiarazione che si va a inserire in un contesto, parlando di questa naturalmente di Grask? Sicuramente si inserisce in un contesto dove anche Jonathan Gray e il dottor Nolan, il professor Nolan, stanno divulgando a più non posso informazioni assolutamente coerenti, facendo discorsi assolutamente logici, parlando di cose che sono comunque nella stragrande maggioranza dei casi constatabili attraverso anche semplicemente documentazione declassificata. Ma siamo davanti alla punta di un iceberg, di qualcosa che sta scoprendo lentamente le carte, ma in qualche modo anche improvvisamente a scatti. Qualcosa che ci ha detto che gli UFO esistono, che possono essere abbattuti, che questi sono di diverso tipo, di diverse tecnologie, probabilmente di diverse razze, che alcuni di questi sono in studio da decenni nelle basi statunitensi e anche di altre nazioni del mondo, che il fenomeno UFO è un fenomeno globale, che la retroingegneria è qualcosa di reale, che
lo sviluppo di queste tecnologie per uso bellico è altrettanto importante, così come lo studio delle propulsioni, lo studio dei materiali, delle modalità fisiche con cui questi spostamenti avverrebbero nello spazio attraverso le varie dimensioni e via discorrendo. Siamo quindi forse davanti a una svolta e forse stiamo passando attraverso quello che sembrava un teatrino mediatico verso qualcosa di più concreto. Bisogna ora adesso capire se anche questa componente non è programmata, ha uno scopo ben preciso e magari segue un'agenda precisa. Sono molti quelli che pensano effettivamente che si sta andando verso un discorso di creare una nuova minaccia per mantenere uno stato di emergenza permanente a livello globale. Io non sono esattamente di questo avviso, sono convinto che le cose che da 70 anni a questa parte, anche di più, si dicono e che si sono evolute nel tempo sono assolutamente veritiere. Poi che queste possano essere, come tutte le notizie, modificate, alterate e utilizzate per altri fini, per altri scopi, quello è un altro paio di maniche, purtroppo non è lecito saperlo fino a quando ovviamente questo non è probabile o comunque avviene, quindi è constatabile direttamente dai fatti. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like, iscrivetevi al canale, attivate il campanello e naturalmente potete anche vedere questi video di presentazione finale che sicuramente sono di vostro gradimento. Se avete visto questo video vuol dire che sono nei vostri interessi. Ciao a tutti, buona navigazione, alla prossima!